Sentila come spara proiettili da quella boccuccia cute. Nel momento dell'imparare è tutta cutina, bellina. Nel momento invece di eseguire, spacca tutto. Ehi, bentornati! Finalmente concludiamo la serie di reaction di presentazioni delle Baby Monster. Ci mancava soltanto Asa e eccola qua. Avete visto? Ho mantenuto la parola. È arrivata anche la reaction a Asa. E dopo questa reaction, comunque, arriverà l'analisi e i commenti delle varie puntate di Last Evaluation e di seguito ad ogni puntata anche la reaction alle varie esibizioni che ci saranno. Anche perché Last Evaluation lo sto guardando e ci sono tante, ma tante cose che non vanno. E tante cose che mi lasciano veramente il sospetto e che mi lasciano perplessa. Comunque, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e se vi sentite espansivi, un bel commentino. Oh, anche Asa comunque è giovane, 2006. 17 anni quest'anno. Giapponese pure lei. Quanto era picciù, piccolina, picciù, 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 picciù. Ah, hip hop quindi. Va raga, comunque che figa, 12 anni, hip hop, che prende, pronto a buttarsi così in Corea a diventare un idol. Oh, tanto rispetto anche per Asa, eh. Come avete visto da tutte queste intro, praticamente ogni membro è entrato nella YG giovanissimo comunque. Mia prefe, Playing with Fire. È vero, è vero. A lei che piace l'hip hop, la YG era il posto migliore, soprattutto per una ragazza. Quindi non è da tantissimissimo che... dal secondo anno, considerato che lei lì aveva 12 anni, dal secondo anno degli elementari sarà stato, quindi da quando aveva 7 anni, secondo voi? O di... Sono confusa. Secondo voi cosa intendeva dire che dal secondo anno? Perché credo che queste audition fossero di quando aveva 12 anni. Anche perché in Giappone c'è la sesta elementare, quindi a 12 anni tecnicamente sei forse ancora alle elementari. Ah, le piacciono a sua mamma, piacciono i Blackpink. Credo abbiano riso perché non sono artisti della YG. Vabbè, ci sta, raga. Anch'io avrei introdotto la mia figlia se le fosse piaciuto il K-pop o ballare ai miei artisti preferiti. Che carina. Quindi per il momento il punto forte di Asa, comunque quello da cui lei è nata, sembrerebbe essere il ballo. Oh, raga, comunque la J-Line se la gioca sempre solitamente nei gruppi per quanto riguarda la dance position. Ok, quindi è molto molto veloce a imparare le coreografie. E credo anche a capire il mood che c'è dietro. Asa! Bella la mia Hyun. Patatina. Mamma mia, raga, ma che carica c'ha? Io come Chiquita, raga, io come Chiquita. Questa parte qua me la ricordo, l'avevamo vista, quella parte lì così, l'avevamo vista nel primo video delle Baby Monster. Mamma mia, il fuoco negli occhi comunque, Asa, raga. Sembra così cutina, patatina, ma anche lei... È incredibile. Sono proprio tutte baby monster nel vero senso della parola. Vedete? Concorda con me sull'espressività e sul fuoco. Ok, quindi l'hanno messa nella parte della rap line. Non mi ispira tanto in questo momento qua.
le vibe da rapper. Mamma mia. Però sentila come spara proiettili da quella boccuccia cute. Nel momento dell'imparare è tutta cutina, bellina. Nel momento invece di eseguire spacca tutto. Sentitela, sentitela, la cattiveria. E io che pensavo che fosse il ballo. Ok, quindi lei ha un senso del ritmo super super top. Che carina che ha con la frangettina così, raga, che bellina. Mi piace più con la frangetta, è bellissima così ma con la frangetta. Ha anche già autocomposto una canzone, ok. Speriamo che in questo caso alle Baby Monster sarà data più libertà artistica dall'inizio. Alle Blackpink ci è voluto un botto prima di riuscire a partecipare in qualche modo al processo creativo delle canzoni. Abbiamo visto anche Laura che aveva questa cosa qua. Non so se stiano parlando proprio della canzone totale composta da lei o delle parti rap composte da lei. Composte da lei. Piccola, perché piange? Esatto! Uè, anch'io lo dico. Pensa di non essere brava. Asa. Piccola. 처음으로 작곡을 도전을 하기도 했고 그리고 열심히 연습했다고 생각했는데 ma? 그만큼의 그런 ma come no? 뭐 per me era stata brava. 울었던 것 같아요. 감사합니다. Quanto è severa con se stessa. Ok, vediamo mentre si rilassa. Oh, ok, è con Ruka. Che cos'è? Che cuties. Vabbè, loro più che altro Asa è stata anche poco tempo alle medie in Giappone. Beh, normale, anche perché sono connazionali, quindi possibilmente è la persona con cui è riuscita a legare prima degli altri anche per la questione di barriera linguistica. È bellina che è Ruka. Mi piace tantissimo questa parte un po' cosplay. Fanno venire voglia anche a me di mettermi l'uniforme giapponese. Ok, ora risentiamola pronta a spaccarci. Me lo ricordo, qui mi piaceva proprio il suo tono, perché era un tono high pitchato che non è così comune nel rap, nel K-pop. Se appunto pensa a un tono del genere, la prima persona che mi viene in mente è Soyeon, soprattutto nei primi periodi quando ha partecipato a Produce. Track이 안 나온다서인지 모르겠는데 너 랩도 잘 들린다. 굉장히 치밀하게 열심히 한 게 다 느껴져. 너 한 마디 한 Raga, sembra quasi uno buono in queste parti qua, se solo non fosse che lui stesso ha detto che sono troppi 7 membri. Io sarei curiosa di sentire anche la sua voce cantata, perché secondo me c'è molto 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 anche nella sua voce cantata. È vero, oh, oh.
quanto è vera questa parte? Tante volte quando la gente si oppone a questa cosa, sembra che si dimentichi che nella maggior parte dei casi sono loro a voler quel sogno, sono loro a voler quel tipo di vita, sono loro che si stanno impegnando in quel modo per poter diventare delle idol. E la stessa cosa vale, ad esempio, con i bambini, i ragazzi, quando trovano uno sport che a loro piace un sacco e sacrificano tantissimo, tante volte sacrificano la propria infanzia e la propria adolescenza. Allo stesso modo, se ci pensate, stanno facendo anche le idol. Poi c'è tutta la parte di social, di esposizione media, eccetera, eccetera, che è un altro conto, però questa parte qua è praticamente la stessa. Che carina. Ok, qui appunto avete visto, c'avevo ragione. Era l'ultimo anno di elementari. Quindi con secondo anno abbiamo scoperto che era secondo anno di elementari. Ok, della signorina Asa abbiamo imparato che ha un fortissimo senso del ritmo, che riesce a sfruttare sia dal punto di vista del ballo, in cui a quanto pare è super veloce a capire le coreografie e le intenzioni che vogliono dare attraverso quelle coreografie, e anche nel rap, dove veramente sputa proiettili da quella boccuccia così carina, con quel tono poi così cute, perché raga ha la vocina high pitched cute, che però ti lascia un attimino disorientato perché è totalmente in contrapposizione con lo stile in cui rappa. Quindi a me piace questa cosa perché fa un po' quel contrasto dolce salato, ecco. E abbiamo visto anche che è una ragazza molto molto severa con se stessa. Devo dire che probabilmente tra i 7 membri delle Baby Monster quella che ha il rap, lo stile di rappare che mi piace un po' di più, credo sia Asa. Non ne sono ancora sicura, avrei bisogno di sentirle più volte repare, ma mi piace molto quella vocina alta anziché bassa e badass, perché è alta e badass e questa cosa mi piace un sacco. Fatemi sapere quanti di voi hanno come bias Asa, quanti di voi hanno trovato un'altra caratteristica che magari non ho notato io o c'è da qualche altra parte, si vede in qualche altro video, che li ha conquistati. E non preoccupatevi perché arriveranno tanti altri contenuti sulle Baby Monster, ma ho cercato di far prendere un attimo di respiro al canale in maniera che ci fosse un pochino più di varietà. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao!